Buon dì amici di Salpicon, ci troviamo qua con Flavio Ferrari, che è l'anima, l'ideatore, quello che ha portato avanti il Latin Cuba. Allora, ci sono tante domande da farti, però la prima è un po' perché sono curioso. Che vuol dire questa poltrona che hai scelto come il logo, come il simbolo di questa manifestazione? Volevo ringraziare Javier che come sempre ha, mette tutta la sua passione e dedica il suo tempo a, questo, a tutti gli eventi di salsa, a tutte le cose importanti, ci informa sempre su tutto. Il suo sito sta diventando ormai un punto di riferimento e questo è bellissimo perché significa che c'è sempre più attenzione rispetto al nostro mondo. E la poltrona è diciamo un vezzo, una cosa, un oggetto carino che abbiamo qui nella discoteca 24.000 baci e che mi sembrava carino mettere inizialmente come vuota, e quindi avete visto la prima comunicazione vuota, e poi riempita da tutti i principi diciamo della nostra manifestazione, quindi gli artisti che comunque sono sempre il cuore e il fulcro del nostro movimento. Ma infatti io credo che non ci sia una manifestazione dove ci siano tanti cubani, praticamente di tutta Italia, e credo che la poltrona anche può essere un simbolo di questo, no? Della importanza e della grandezza di questo evento. Direi cubano al 100%, anche se tu non sei cubano, però ormai ti sei sposato con Cuba, no? Ma io non sono cubano e non lo sarò mai, però considerate che comunque sono 25 anni che lavoro con Cuba e quindi ormai diciamo che è un matrimonio fatto che dura da tanti anni e è un matrimonio che poi voglio dire funziona, quindi questa è la cosa bella. E sicuramente è il festival che ha deciso per una sua identità di creare una situazione completamente cubana, raccogliendo il top degli artisti cubani presenti in Europa e anche che vengono a Cuba, il che non vuol dire che chi non partecipa non sia un artista degno di poter far parte di un cast del genere. Piano piano arriveranno altri, verranno sostituiti, perché ovviamente facciamo i conti anche diciamo con un budget che bisogna rispettare. Quante volte all'anno lo fate? Due volte? Ne facciamo due, ma sai, noi abbiamo la mia idea è stata quella di creare qualcosa che non esisteva. Quindi voglio dire, ci sono tanti festival, molti di ottima fattura, ognuno con la propria identità, tanti miei colleghi che li fanno, che lottano e si sacrificano per farli, ognuno con le proprie idee. Ragionando sul mercato, in base alla mia esperienza, ho deciso di fare qualcosa che secondo me mancava, cioè qualcosa dedicata principalmente allo studio, e credo che dopo questo successo che ha avuto il Latin Cuba, mediatico, di gente, soprattutto di riscontro, considerate che non è neanche un anno che si è fatto il primo, e stanno nascendo diciamo degli altri situazioni, altri congressi, tutto un progetto attorno al discorso Latin Cuba, e per dare un'alternativa al nostro mercato. Che mi chiama l'attenzione proprio che qui non si fanno spettacoli, no? Proprio perché il senso di questo è ciò che mancava, cioè è dare, è raccogliere diciamo la volontà di tutti coloro che invece non preferiscono, voglio dire, eventi di questo genere, dove magari non vogliono ballare a fine serata e non vedere gli show, che non significa che sia giusto o che sia sbagliato, può essere più giusto per me e meno giusto per altri. Questo ha questa identità, un'identità dove tu devi venire a studiare. Io sogno che sia il festival di tutti coloro i quali hanno deciso, perché il messaggio importante è questo, di tutti coloro i quali hanno deciso di fare della salsa la loro professione. Quindi un festival che raccolga finalmente, dia la possibilità di poter studiare a tutti gli insegnanti, a tutti i ragazzi che fanno parte tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo spettacolo, ai gruppi dei gruppi spettacoli, perché oggi come
come oggi hanno poche possibilità di studiare, forse dovremmo lavorare anche un po' con loro, perché hanno questo giusta voglia di emergere, però dobbiamo forse fargli capire un pochino di più che dietro a tutto ciò che è un risultato finale c'è tanto sacrificio, tanto lavoro, tanto studio, e senza tanta autocelebrazione, ma ricordare che praticamente si diventa artisti, si sale su dei palchi, si fanno determinate cose quando magari ci chiamano per farlo o ci pagano per farlo. Allora, io ho una domanda da farti. Prego. Si è parlato molto nell'ultimo periodo della crisi della salsa, no? Hanno portato anche avanti iniziativa perché non muoia la salsa e così via. Allora, questo in grande parte si deve anche a che in qualche modo la musica sta cambiando, no? Si è andata avanti con la timba negli ultimi anni, però in alcune discoteche ormai la timba è diventato praticamente quasi come una discoteca normale, cioè un eccesso di percussioni che in qualche modo toglie non solo importanza alla melodia, ma anche alla sabrosura della salsa. Guarda, che opinione hai tu? È bellissimo parlare con te. Sai perché è bellissimo? È bellissimo perché fai delle domande specifiche, bellissime, che effettivamente sono l'essenza di quello che ci sta succedendo, e probabilmente il discorso della Tincuba e il progetto della Tincuba tende anche a questo. Visto che così mi permetto di spiegare un attimo che cosa è successo negli ultimi anni, perché tutto parte da ciò che è successo a Cuba. Cuba, che è il paese principe, voglio dire, della salsa, timba, chiamiamola come vogliamo, alla fine voglio dire, sono tutte derivazioni del son. In effetti la a Cuba negli ultimi anni c'è stata una crisi di creazione della musica timba dovuta al fatto che il reggaeton è entrato in maniera prepotente, diciamo, nelle discoteche, nella vita, nelle strade di Cuba, e ha influenzato molto l'ultima musica, per cui adesso diciamo che la maggior parte sono salsaton, fatte dai DJ, fatte da cose, con tutto il rispetto per tutti, però non è più la musica che ci ha fatto innamorare, non è più la musica che ci ha permesso il grande sviluppo della passione per la salsa, perché ci permette anche di ballare in esatto, perché non ci scordiamo che il successo della salsa in Italia e in Europa è dovuto al fatto che sono ritmi che hanno sostituito quelli che erano dei nostri nonni, cioè il liscio, il danza, il valzer, e quindi i giovani, diciamo, hanno sposato questa nuova ritmica, e a questo è dovuto il successo. Adesso è anche vero che, come in tutte le cose, c'è l'evoluzione. Io non sono tanto d'accordo con chi dice che comunque bisogna continuare a ballare in maniera classica. C'è un'evoluzione, c'è stata un'evoluzione quando c'è stata l'esplosione della timba, per cui praticamente, non so, ecco, l'emblema è Santos che abbiamo qui, no? Cioè il modo di ballare, diciamo, attorno ad una mattonella è cambiato in quegli anni, negli anni 70, anni 80, e c'è stato lo sviluppo del casino. Adesso, anche impropriamente, anche con tutti i difetti, voglio dire, ballando salsa ci si inseriscono passi di afro, un eccesso di passi di rumba. Il problema, secondo me, fondamentale è questo: vogliamo fare un'evoluzione, facciamola, però ricordiamoci che l'evoluzione si fa conoscendo ciò che si mescola, cioè la fusione la fa chi conosce che cosa mescola, perché altrimenti, e questo è il principio per cui bisogna, secondo me, soprattutto chi ha deciso di fare di questo una sua professione o una sua passione che va al di là del passaggio, voglio dire, in una palestra una volta a settimana, credo che sia importantissimo, anzi secondo la mia opinione obbligatorio, che debba frequentare congressi di questo genere o scuole che dedicano, voglio dire, tempo, denaro e spazio a un approfondimento di determinate di questa cultura. Questo secondo me è un rispetto che dobbiamo verso ciò che stiamo utilizzando. Ossia, se noi utilizziamo una cultura, vogliamo essere i diffusori e ci facciamo pagare per fare questa diffusione, la dovremo conoscere a fondo.
Questo credo che sia l'errore, che secondo me noi abbiamo trasformato ormai tutti i congressi in una situazione solamente ludica, e questo non è sbagliato, però manca invece quell'altra parte, quindi per soddisfare una determinata situazione, e noi l'abbiamo voluto offrire. La differenza fondamentale è che qui si studia, cioè le classi sono classi formate da 30-40 persone, e il livello è quello che voglio dire la gente trova, segnato, per cui se si fa una lezione avanzato, se fa una lezione avanzato, perché si sta sviluppando in Italia anche un altro gravissimo problema. Io vedo dei ragazzi che per esempio entrano nelle sale e quando trovano difficoltà ne escono. Ragazzi, dovete venire a studiare ciò che non sapete, approfondire ciò che sapete poco, migliorare ciò che sapete. Questo significa studiare. Se noi andiamo a autocelebrarci, quanto so bravo, vado alla lezione, l'ho fatta bene, perché ho fatto tutto quello, ma già lo sapevo fare, è inutile. Cioè... Io penso che sei stato proprio esaustivo. Grazie. Credo che la passione che ha Flavio per i balli caraibici, per la cultura dell'America Latina, per la nostra cultura, è una cosa stupenda, e ti ringrazio molto per questo. Saluti a tutti. Grazie a tutti quanti voi, ci vediamo presto, e grazie per avere sempre questa puntualità nell'essere preciso ad informarci. Ok, ciao, ci vediamo.